Questo meme è sbagliato. Concordo pienamente. Marco, felice di vedere il tuo amore. Te lo scrivo, Ale, guarda. You can reach the... Alessandro. Ciao Fabio! Ciao, Kazel. Com'è? Ciao, Kazel. Ci si diverte? Stasera no, perché sarà una merda questa conferenza come la scorsa. Allora, ragazzi, Sì. vogliamo vedere cosa ha fatto intanto i miei Alejandro, prima di begrottaglie. salutissima. Non stai zitto. Begro, ho detto begro. Ricordiamo le grottaglie, grande giocatore Grande che è giocatore. cristianissimo. Oh, vedi. Ho iniziato Bravissimo intanto il Fofana. pre-live dello State of Play. Bravissimo intanto Fofana che mi ha preso 5 e mezzo, grazie mille. Figurati. Marco, ma perché pensavi parlassi di Luca? Perché Con il messaggio quello in prima. mezzo? No, lui è quello che ha detto Marco, felice di vedere il tuo amore. Pensavo avessi Credo detto Dad in realtà. cazzo vuoi da me? Ma Dado l'abbia letto. intanto che sistemo qua le cose. Qual è Il il mio amore lo problema? vedrò tra un po', un bel po'. A novembre quando vedi Tony Cacco. Esatto. Il buon Tony. Mamma mia, solo lei mi bagnerò tutta. Lo State of Play mi sa che sta iniziando. Ah no, fra Sì, sei ma minuti mi prima. sta Oh, slaggando un po'. Vedevo Cioè. movimenti. Ah, ragazzi, io vi dico che farò una cosa molto importante, ovvero Seghino? fuori una e fuori due. Sono sincero, per un attimo credevo fossero le mutande. Ma ragazzi, È fuori non uno, c'ha doveva due paia di mutande, leggere. cos'è? Non lo so, ero rimasto un attimo. Guarda, hai messo la Rimasto camfrapp un in modo che attimo. Luca fissi Marco, ma perché non è così di solito? Luca, fai la linguaccia un No, 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 no. Se ne va. Posso Se entrare? guardo in basso, guardo Marco. Se guardo in alto, vedo Dado. Io li vedo entrambi. Cazzo. No, mi sa che devo stare di qua. Ok, devo stare il più di qua possibile. Marco, tu devi stare dove dico io. Mi metto a fare planking, così mi subito. Walk the plank. Ogni tanto alzo le gambe. Allora, io non capisco perché il Signore mi ami. Allora. Comunque io spero che, non so, magari annuncino un nuovo Batman Arkham della serie. Ma Non so visto che perché l'ha non sono uno State messi... of Sta. Play. Ma non so perché Proviamo a sono uno fare State of così. Play, quello è il problema. Magari Ale, esclusiva secondo te non lo temporale. sto facendo? Ok, ora si vede molto meglio. Posso metterlo a 720. So già cosa Ne stai ho la per dire, facoltà. Ok, sì. Perché Ale. Ehi, io mi vedo cubettoso. Perché sono tanto sei cubettoso? coglione. Allora. Sei Attenzione. in posizione per fare altro. Ragazzi, mi Marco, ti puoi sono... mettere a 90 verso Luca, per favore? No, Mi non sono farlo. anche... c'hai il Tolti culo i libero calzini. così, dai. Ti sei bagnato. Pure. Dancing on Allora, the... aspetta, Allora. vediamo se funziona il layout. Funziona tutto? Funziona tutto. Ok, intanto che inizia, tanto. Si sta qua. Sta qua fra di noi. Cosa vi aspettate da questo State Sta of con la Play? Dai, cam? a parte Luca Il che l'ha live già della mia cam è detto. ferma, perfetto, perché? Perché è Io ti ferma la dico tua che cam? dallo State of Io Play mi me la devo immagino. muovere, aspetta. La spengo il candle. In primis, altre gameplay di FIFA 2020, Sì, per favore. perché... Sì. Sicura. Si muove? Poi, forse qualcosa di Pokémon Death Hard Gold sul Silver, no? Poi, Adesso l'ho visto a fare il boss, sì. la nuova versione di Edge. No, sicuramente qualcosa di Death Stranding. Windows Fortnite, 11. sicuro. Cosa vado? Windows 11. Windows 11. Un attimo che devo spostare le Fanno cose. vedere la PS5 e dicono no, è uno scherzo. Dicono così che ho trovato nel garage di mio cugino in America, Mi non so aspetto cosa Halo sia. 6, no aspetta, non è Microsoft. Sei proprio amico di Luca Muffin, mamma mia. Sicuro The Last of Us 2? Allora, Sicuro? amico sui paroloni, eh. Sì, The Last of Us 2 Sicuro sicuro. perché l'altra volta non Che non fece so vedere se una sega di comprarlo nulla. in realtà. L'altra volta facevo vedere tipo una che era un Faccio bug, non mi vedere. ricordo. L'unica cosa interessante fu tipo il teaser di Medieval e basta. Ah, ma Quello che non ricordo intendi nemmeno da che quanto fu non so, interessante. parlassi Su delle Twitch Marco tre. con i piedi verso il soffitto. Anche se apri Pornhub Allora, così. quanto tempo fa? Scusami, Marco, con i piedi col Sì, soffitto, infatti. ora, scusami. Quanto è in ritardo? Lo rifaccio, guarda. No, però lo faccio dall'altra parte perché No, non ho sennò più la mi gola butto per fare verso queste questo. cose. Oddio, ho scragnato contro. Che cazzo sta... Questo ora si rompe l'osso del collo. Marco, ci bannano per contenuto sessualmente esplicito, stai buono. Oddio!
Però potete aspettare PS5, sto prendendo con la PS4 V2 l'altra Manca. volta. Stavo Era cadendo, quello nella ragazzi. thumbnail, cosa? Ah, nella thumbnail? Ok. Allora, Ah. oh no, nella thumbnail su Telegram, vuoi No, dirmi? su Twitch, quando ho aperto il canale, penso. Boh, non lo Ah, vabbè, so, no, non lo sulla so. Telegram c'è, infatti. Su Telegram c'è pre-live, Marco, prima avevi le calze, sì, me le sono no? Corda dura tolte. 20 minuti, quindi Last of Us deve avere una sua fetta. Non vuol dire un cazzo. No, no. Non è... Marco, la smetti, porca puttana! Ma chiedi, adesso mi metto a fare come c'era Come? una volta Hollywood. Non C'era l'ho una volta visto. Hollywood. Comunque no, The Neanche Last in of Bruges Us c'erano con i sarà due. sicuro. Cosa? Ah, Luca, smetti la webcam un pochino più in alto, vedo il lampadario, per favore. Posso vedere il lampadario? Luca, ma c'è un Lego là, lo vedo. E in Quanti quanto frame, altro? Luca, Luca, tra l'altro? mamma mia, Sì, dai. Luca. È meglio che la lasci No, se, ferma. so, se sono 20 minuti di Last of Us, stacco e ci si mette a giocare a Prato Fiorito, ragazzi. Uno Vi, spoiler, ju Marco, vi il picchio. giuro, Ma vi non l'ho visto, giuro. ragazzi. No, ragazzi, lo dico qui, mano sul cuore e una sulle palle. Il Se picchio. sono 20 minuti di un gioco solo, chiudo il State of Play e gioco a Prato E chiude Fiorito in anche live. live. Fino alle 11 gioco a Prato Fiorito in live. Sai giocare a Prato Fiorito da Giuro, sono... Prato. Come? Sai giocare a Prato Fiorito. È difficile, ragazzi, sono troppe Giuro, lettere uguali. giuro. Ok, Sai allora. giocare a Prato Direi di Fiorito? cambiare layout. Sì, sono Io non fortissimo a so giocare a giocare. Prato Dai, sì, non so Fiorito. giocare. Mancano 1 minuto e. No, No, 50 mancano secondi. 49 e 48. Da me buffera comunque, 46, non so se il problema è mio. No, 45. io sto guardando la live e non mi buffera. Ah no, la live va benissimo. Dancing. Poi Allora, il nel volume mentre lo mi metterò aggiustiamo a in initer, suonare. eh. Cioè, No, Marco, ragazzi, che mancano 30 canzone volete secondi, che vi non sono. suoni? Farò una canzone di 30 secondi. Mi sono visto Ho presentazione ultimamente su Pokémon visto. e Smash. Quelli sono giochi veri, eh. Io spero in un Batman, Ma almeno qui. basta, basta Luca, smetti di Si era giocare. capito. No, io spero in quello, lo dirò sempre. Ma non credo, ma quindi Luca vuole Ma che esca quindi Batman. Spider-Man voleva, giusto? Ah, potrebbero L'uomo fare anche ragno. quello, è Ma esclusiva invece di Sony. Questo video fare potrebbe essere questa inappropriato GIF per in alcuni loop, la utenti. Sony, poteva mettere un'immagine fissa, ma ha Ma rotto il te, a cazzo me sta dice che cosa. potrebbe essere inappropriato per alcuni utenti, non 5, si è buttato. 4, 3, Ma come 5, 4? A me dice 2, ciao 17. Morenix, 1. 1, inizia. Ciao Mor. Ma io sto a 12 Perché lo secondi, zero si è amico. Zero. spostato? Zero non ce l'ha più. Raga, a me mancano 12 secondi. Come Marco, allora guardati faccio? la live, zitto. Mi sa di sì. Cos'è sta roba? Call of Duty? Guardiamo la Non mi live. sembra Call of Duty. Non so se vedi le righine. Peggy 18. Peggy Peggy 18. 18. Sì, fanno pure spoiler. Non conosco le marche per niente. Da. Cosa sei? Cosa? Quanti poligoni sto È vedendo? un. Io Quanto ragazzi, sta soffrendo la è Wall of console? Death Simulator. Wall of Death Simulator. Epica Simulator. Humanity. Oh no, L'audio un'altra di quelle artistica. cose tutte Che sociali. cazzo è? È una demo di un pathfinding in un engine. È praticamente, è tipo come se Ho, ca ho fosse capito, Flying ma. Ho Ragdolls. capito, ma. È Lemmings? Ah, credo sia tipo un gioco rompicapo, sì, Tipo tipo Lemmy. Lemmings. Cioè, apri Unity, ti eserciti un po' con il Sì, pathfinding, è sì. quello. Vediamo un po' Ci sono persone sul che saltano. Cosa sto Pare carino, vedendo? tipo Echo Combattono ora. Chrome, no? Sì, no, tipo Lemmings. Che cazzo è sta roba, ragazzi? Non mi vedrai, salvare un solo Lemming. Non so neanche fare la Ti muffa con banno se Lemming. continui. Che cazzo è? Sì, no, è tipo Lemmings, ma... A A volte me si tra i giochi così menano. piacciono un sacco. Già, cioè, a me piacciono un sacco. Fantalista. No, Cosa cazzo sta vedendo? a me ti dirò. Sembra figo, sai? Io e Dark abbiamo detto la stessa cosa. Ho da Ciao comprare, Artyom. secondo Ciao me, però. Artyom. Mi fa Non ridere, sembra non avevo brutto. dubbi. Iron ti facesse ridere qualcosa. Mani. Airu, airu, airu. P. Humanity. Coming. 2020. 2020. www. www.humanity.game. Game. Ah, c'è il dominio.game adesso. What do you buy Io enhance and... non so che marche siano, non ne ho la Sono più pallida idea. pupazzetti, mi fanno i pupazzetti, sono esseri umani, pupazzetti. Lancio con Q, giustamente. Is. Però non Alziamo un era pochino. brutto. We're really excited to share some great games and surprises with you Che bello today. che vedrò la vedere quasi in ritardo. Starting with that Mi piace. exclusive reveal of È Humanity esclusiva, from Humanity. Enhanced Games.
della Infinity War COD, ok. Lorenzo. COD, ma... Va bene, si vuole come si skip, ragazzi? Magari. Io l'ho anche provato nella beta e... Ciao, Danka! Non è male, però è COD. Cioè, non mi è dispiaciuto. Io, ragazzi, nel dubbio... Aspetta che... Delta Run 2, sì. Ciao, Matteo. Scusate. Code esclusiva PS4 per quanto riguarda i DLC, ci verrebbe varia, ok. Però sono contento perché fanno vedere un po' della storia, che è quello che volevo io da questo COD. Volevo finisse la storia dei Modern Warfare. E appena iniziato hanno detto... Ha annunciato un giochino Humanity, tipo un puzzle game, si chiama Humanity, in esclusiva. Altro, l'attore questo qui l'ho già visto. Quello, il giovane. Lui? Non è Chris Hemsworth? È fatto con gli attori, no? Vabbè, ormai tutti i AAA sono fatti con gli attori, praticamente. Vabbè, sembra veramente un film, le cinematic. Tanta roba. Meno male. Sì, che bello, cioè, ragazzi, non mi aspettavo più. Nuove, finalmente. La grafica comunque è molto bella. Intanto è Bruce Willis. Intanto io vi ricordo, mentre guardiamo questo bellissimo... Grande Marco. Porca miseria. Perché avevo davanti il pop-up della Digimaps. Sì, Digimaps e Digimil. Sì che. Stop. Che poi da me è tutto silenzioso, mi sembra davvero di non stare parlando. In questo caso tutto reactario. Non so leggere, ragazzi. A me piace. Adesso sono porto. Foto. Non mi gremmi né premi da Starma. Giocati il tuo penny e premi Star. Marco ti bon. Che Google foto sia di 4K. Eccolo qua, te la mando a io. Va bene. E 5 minuti sono un quarto di presentazione già passato comunque. Sì. Interessante. Ma sono osservato al mod. Ah, zombie. No, ah no, è la sopravvivenza, ok. Sono contro, non zombie, NPC, soldati. Zombie più noioso, quindi. No, invece okay. È più divertente, secondo me. Ah, perché non è Black Ops, quindi zombie. A me è sempre piaciuta di... Non chiedo. Questo ce l'ho in wishlist su Steam, cazzo. Eh? Questo ce l'ho in wishlist su Steam. No, era un ID stupore, cos'è? La creatura di Katamari Damacy, ovviamente. Non so cosa sia. Questo è bellissimo. Vediamo intanto se mi va. Siede la creatura di Katamari, comunque. Anche solo della colonna sonora. Connect the people. Non riesco a capire cosa dovrebbe essere questo gioco, però. Io lo adoro. Day one, ragazzi. Ma perché cazzo ha messo così indietro? Non so, guarda su Twitch, man. Day one, ragazzi. Mi interessa. Allora. Sono confuso da ciò. Esce anche sul computer. Sì. Te l'ho detto, okay. Ce l'ho in nella lista dei desideri di Steam. Su Twitch sotto che canale lo trovo? PlayStation Europa, credo. In co-op addirittura. Ragazzi, se esce il prossimo anno Day One. Day One più live, ovviamente. Se donate, ovviamente. Ora esce la prossima settimana, quindi ciao. Sembra carino. Sembra molto strano. Carino. Ma poi da creatore di Katamari potrei comprare anche la carta igienica, la comprerei lo stesso. Non riesco a capire come sia il gioco. Mi sembra un tipo Doodle God, quindi quei giochi lì, di navi elementi. Non riesco a capire. Molto colorato questo, sì. Ok, adesso sono molto più avanti rispetto a voi. A posto, Marco. E già sto vedendo il prossimo gioco. Grazie, Marco. Ammazzo i bot. Oh
mio Dio, Pokémon Sole, Pokémon Luna, Portal. Porting to Play. La data per What? No, eh? Dicembre, niente di One, ragazzi. Dicembre 2019. We can't wait to play it. The wonderfully wacky and whimsical world of Wotan comes to PS4 this December. Okay. Prepare to embark on a gorgeous new journey with another first look. Un altro first look. Techland Publishing. Non sembra figo? Piccolo. Cioè, King storia, Piccolo. È la storia di Junior. Sì. Ah, l'ho già visto questo. No, non è possibile, è una first look. Quindi è una first lady. Non è possibile. Lo stile grafico l'ho già visto da qualche parte. È lo stile di For the King. No. Non è di For the King. La stessa cosa. Vabbè, comunque funerale vichingo. Cosa, cos'è? Nel ok, paradiso, un omone. Quello. Sì, nel Valhalla. Deliverance. Comunque ragazzi, volevo farvi vedere che sono con la copertina. Ah, io sono a maniche corte. Sì, anch'io, però solo sulla copertina lo stesso. No, io sono... È un'avventura, un gioco d'avventura questo. Non sarà un'avventura. Aspetta. Avrei un titolo. Con la sonora sembra spettacolare, però. La grafica pochi frame. Mi piace tanto a me. Simo, grazie mille. Che ha fatto? Dono 1,50€ dice, invece la fai la live, se no non sono più tuo amico. Simo, grazie. Okay. Fist di Journey. Sì. Sì. È vero. Sì. È vero. Sembra molto figo, l'atmosfera mi garba un sacco. E... Zombie. Carino. Zombie? Mm-mm. No, erano tipo... Senti il colonno sonoro? Forse il tentativo del ragazzino con il lupo? Sit? No. La colonna sonora è spettacolare, ragazzi. È l'atmosfera che deve creare. Se in un gioco del genere non metti una colonna sonora decente, non perde tantissimo. Ma non è scontato che lo sia, capito? Arise. Dico, perde tantissimo il gioco. Ne ho visti tanti. Simple Story. Interessante. Coming soon, quindi. Prossimo anno. Rockstar? Io ho già visto quello del prossimo. Ah, vabbè. Lenoir. Sì. VR. Ok. E a me attira, perché VR. Non c'è neanche VR. Lo so. Né una PS2. Beh, questo esce anche per computer sul nuovo launcher Rockstar. Come se non avesse abbastanza roba. Ma si sapeva già Airo di L.A. Noir War? Sì. Hanno già detto tipo alle 3, mi sembra. Ma in realtà è già da una vita che esiste. L.A. Noir sì. Artyom! No. L'anno di Artyom, ragazzi! Bravo, Artyom. Padre mio! Grazie, Artyom. Grazie, buon anno. Artyom. Soldi che ci saranno. Buon compleanno, Artyom. Buon compleanno, Artyom. The good news is LA Noir via case files is available at PlayStation Store today. Ah, è già disponibile. È un PlayStation VR. And that's just a taste of what's coming for PlayStation. Sì, ma non me ne frega un cazzo il PlayStation VR, ragazzi, sono già passati 11 minuti e mi sono già scartavetrato la minchia. Un gioco che non conosco. No, è... Ma è cosa? Dei Gladiatori è uscito un po' di tempo fa ormai. Sì, infatti. Inverno 2019, infatti. Cazzo mi presenti? Settembre? Questo sembra bello. Sì, abbastanza. Stardust Studies. Ah, questo... Mi calcio da... Io non riesco a giocarci con la World War, mi dà troppo motion sickness. Ah, sì? A me non dà per niente noia, invece. Io l'ho provato solo con quel gioco a Lucca e era figo. After the quello fire. Invece allora... motion sickness perché era fatto male. No, ma non mi dà motion sickness. Allora, io devo dire una cosa, io l'ho provato con generale. Skyrim. Quindi farvi dei pendii alti così. Sì, vabbè. Così. Sì. Col VR, vi giuro che ragazzi stavo per cadere da fermo. No, il problema del VR è il movimento. Se fai il movimento che effettivamente cammina il personaggio e te sei fermo... Oh, Medieval City tutti! Demo! C'è la demo di Medieval, sì! Disponibile oggi, dai!
Dai, cazzo. Ora, perfetto. Dai, cazzo. Che spettacolo, ragazzi. Quanto mi sono finito da piccino con Medieval. Più che altro con Medieval 2. Ah, vi danno anche un elmetto. Probabilmente di Medieval vi porti il day one, ragazzi. È probabile. Non sicuro. Il braccio. Sì. Ma poi nel 2 potevi staccarti la testa e metterla nelle mani che camminavano per passare nei buchi. Io non l'ho mai giocato a Medieval. Ma come no? Ma fa... Okay. Non vi parlo. Non ho una PlayStation. Ho avuto la 1 per... At long last, a legendary series makes its debut to PS4. Civilization. Cosa? Armello. Ma chi se lo incula? Ma chi se lo incula? Civilization 6, vabbè. Boh, sono giochi che giocare su console secondo me sono orribili. Ma sì, ma non ha senso un gestionale su console. Boh. Però poi Civilization a me piace. We are not amused. Sì, ma non... Ma Tania è uscito Civ 6? Mi fate il trailerone, cazzo. Io mi aspettavo magari se annunciano un DLC qualcosa. Mancano 5 minuti. Mo ci sto comodo, ci sto Death Stranding, tranquilli. Mi sarei anche rotto il cazzo di Death Stranding, hanno fatto vedere 40 minuti a Tokyo Game Show. Ora fanno vedere cosa ci puoi fare con i fedi. Zit. È della 2K, a me la 2K piace, però... Evviva! Sì, Death Stranding! L'ho detto! Mancava! Ok, ho aggiornato la pagina, sono indietro. È possibile. Vi aggiorno. Non importa. Cosa? Ah, il controller... Bello il controller semitrasparente, però. Madonna, la console! Spettacolo. Bellissimo. Ancora indietro. Bello, bello, bello. Bello il controller, cavolo. Il controller è tanta roba. Sì, è quello che hanno da dire su Death Stranding. Sì, vabbè, hanno fatto vedere 40 minuti a Tokyo Game Show, tipo 2 settimane fa. Sì. Night School Studio, ragazzi, mancano 4 minuti. Cioè, non c'è sto credere che faccia così tanto schifo sta cosa. È l'ultima volta che lo streamo. Satan's House. Questo gioco è vecchio, è già uscito. Serio? Ah, dai, creatori di Oxenfree, però. They're friends their whole lives that then go and die like 2 minutes before graduating college. But those who processing get their personal deal in the whole thing. But then they take a cab ride from Sam, and she goes and blabs about the loophole. Ma l'ho già visto anch'io comunque. Sai dove? Sull'Epic Store, mi sa. Che è. The Party Satan. Comunque si cosa vede sto vedendo? Che... Oh no. È veramente tanto. È Oxenfree in un'altra ambientazione. Ma è. È Artyom. È inferiore anche a. Alle vecchie che cantano alla messa nello State of Play. Non... Cioè, non ha senso di esistere sta roba qua. No, fallo. Non... Lo ritardi un po', ma presenti qualcosa di bello. Cioè, a sto punto fate la conferenza PlayStation annuale e fine. Se non avete niente da dire. Che ne fanno davvero uno ogni morte di papa e che comunque non. E non hanno niente, non hanno niente. Ora c'è la bomba alla fine. Beh, è comunque una conferenza di merda anche con la bomba alla fine. Cioè, mancano 3 minuti. Non è salvabile. Ma fai proprio la bomba alla fine, fine. La lineup del Plus di ottobre. Sì, grazie. Volevo proprio il gioco di baseball. Dio santo.
Oh, that's a baseball! Ma guarda, a me invece sarebbe interessare un gioco di baseball. Che animazione facciale, però. Va bene. Perché è partita la musica fortissimo a un certo punto? Sì, ok, ma non mi inter... Guarda che bravo, guarda che preso, guarda che c'è solo questo di giochi nel Plus, fammi capire. Guarda che puoi anche fare la palestra. Quindi PlayStation Plus in ottobre. Bello, grazie. The Show 19. Che poi, basta, scusami, solo questo. Perché 19? No, 19 no, è vecchio, non ho capito. Aspetta. Beh, ci sta. Aspetta. Ah, la rimasta di The Last of Us su Plus. Vabbè, magari me lo rigioco. Vabbè, dai, l'ultimo. È comunque un gran bel gioco. First party. Questa è la bomba finale. Adesso fa 2. Sì. C'è lo stesso video di prima, comunque la stessa cazzina che abbiamo già visto. Ah no. Però che bella che è il... Poi bomba. Tutta roba già annunciata, non ci sono nuovi annunci. Cioè sì, ok, è comunque un giocone, per carità. E non vedo l'ora che esca anch'io. Mi hai già fatto vedere 20 minuti di gameplay alle 3 dell'anno scorso, dammi una data almeno. Il pipino L'irlo. Guarda che belli i clicker. Sei un po' indietro, Marco. Eh sì, lo so, sono tipo 3-4 secondi indietro. Forse anche di più. Dai, jumpscarone, metti. Quell'ambientazione mi ha ricordato un botto. Questo qua mi ricorda un botto Until Dawn. Non so che voglio giocarlo. Sembra molto bello. Dai, datemi una data però. Bravo, Marco. Era la data? Oh no, ci sono le nudità. You have no idea what you're walking into. What are you doing? Oh, piango. Oh, Piontek. How armed? I don't care. Se lo porteremo nei Cogel di One, lo porterò io di sicuro. Non so. Dipende da quando esce, potrei portarlo io. Potevo Maso. O Airo. O Airo. Come che ci si diverte perché faccio la stessa missione 40 volte perché non riesco a vincere. Mi ricordo la missione del centro commerciale nel primo, sono stato almeno 40 minuti. Ma con che frame sto vedendo la cosa? Scusa. Ma dove animazioni facciali però? Last of Us parte 2. Datemi una... Oh, 21 febbraio. Buono. Cazzo. Buono. Oh, oddio, no. Ma allora si potrebbe... 21 febbraio. Hugely anticipated title. Thanks to Naughty Dog for giving us this all new look at The Last of Us. Interessante. And we've even got a release date. Mark your calendars for February 21st, 2020. Okay, everyone. That's a wrap on another episode of State of Play. È finito qui. Thanks for watching. Eh sì, era proprio finisce con the feedback and suggestions coming. Un coso. Until next time. Sono molto utile, devo dire. Finito, va bene. Un anno esatto è almeno una data palindroma. Allora, aspettate un anno esatto. Io però ho paura di come girare su PS4 in una sala down scalato, come tanta roba. Notte domani sono schifato quasi del tutto, ciao Simo. Noi invece dobbiamo tirare avanti fino alle 11, non ho idea di come, perché... Per me giochiamo a qualcosa. Overwatch. Ma no. Overwatch devo anche aggiornarlo, quindi anche no. Prati Ferri, allora, considerazione intanto.
Prato fiorito. Considerazione che le ho già fatte, le mie le ho già fatte durante lo studio, non hanno senso esistere queste dirette. No, assolutamente no, anche perché sono giochini quelli che hanno Sono annunciato, quindi... giochi. No, allora, non è, nessuna di queste cose è una premiere. Erano tutti giochi già annunciati, almeno di nome. Niente di questo era nuovo. E io non vedo il senso veramente di fare queste robe qua. Sono state le date, ho capito. Ma le date le puoi annunciare su Twitter, le puoi annunciare con un trailer, non Sì, fai una diretta. puoi fare un video su Facebook, su Cioè, YouTube. non lo Non ci so. fa una diretta mondiale. Arise era nuovo, no? No. Humanity sì, Arise non Arise credo. sì, anche Arise sì, Arise. Arise e Humanity Vabbè, erano nuovi. no. Arise è pure carino, però comunque sono dei giochini, ragazzi. Non è che potete Sono fare una poco più di conferenza. indie. Sono indie. Cioè... Sono indie con publisher grossi. Niente di più. State of Play esiste solo per Trove 2 alla fine. Sì. No, E quindi non ha senso esistere. Come lo scorso non State ha of senso di Play esistere. esisteva per il teaserino di Medieval. Ok, ma l'avevi già annunciato Medieval. È una cosa che non si era ancora visto. Potevi fare un trailer. Per qu quanto è durato il trailer di The Last of Us 2? Un minuto e mezzo. Minuto e mezzo. Cioè. Ciao Mel. Cioè, Humanity te lo voglio anche dai, è una allora. cosa fatta apposta per avere views e soldi, Cioè, che non ne hanno neanche bisogno. io dirò la stessa cosa che ho detto l'altra volta, da fanboy Praticamente. del cazzo, non me ne frega una sega tanto, sono un fanboy del cazzo alla fine. Sì, hanno visto che Nintendo con i Direct ha tutta l'attenzione su di sé, hanno fatto, lo faccio anch'io, però loro non hanno un cazzo a presentare, quindi... non lo so, non lo so. Non vedo veramente il senso. Voi che dite? No, per me andrebbe proprio In questo adesso, hanno annunciato la quindi... demo, la versione speciale di Joypad. Ah, cazzo. Tanta roba hanno Hanno annunciato, Ale. detto tutte delle cose che sinceramente non Cioè, dovrebbero stare in una conferenza, perché... Ale, per favore. È tornato 3 minuti. 3 minuti. Boh, non Cioè, lo sono veramente so. 20 minuti che potevo Non lo so, poi magari mi usare, sbaglio io perché so secondo me. di parte, non lo so. Però non vedo veramente il senso di fare una roba del genere. Non. È brutto, è vero, è triste, è triste. È una cosa triste. Considera che sono aggiornamenti mensili, non sono mensili. Sono mensili. No, non sono mensili, sono dall'altro. Guarda, ti dico l'altro quando è stato. L'altro è stato almeno a giugno, forse anche prima. Ti dico l'altro quando era stato. Se me lo fa vedere. Se volevano darci un po' di senso, facciano vedere almeno un po' di gameplay tramite di Modern Warfare. Gameplay di Modern Warfare penso tu lo possa vedere dagli ultimi COD C'è di 10 anni stata fa. la beta aperta fino a ieri, Benissimo. non Tra aveva senso. l'altro, tra l'altro non Ormai il aveva gameplay senso, è vero. te li guardavi tranquillamente su Twitch da qualcuno, perché mi era anche streamabile. Non dovevano farlo, cioè, magari Cioè, lo scrivevi un attimo che è una monetizzazione, l'ultimo State ok? of Play è stato a maggio, mensili un par di Vedi, ho detto palle. prima di giugno. E quello prima ancora a marzo, sono trimestrali. Che, Sì, capito, cioè, no, in 3 sono mesi, no. irregolarissimi. Che senso ha? Cioè, dopo Allora, maggio, comunque, la cosa qual giugno, è? Che luglio, agosto, settembre, 4 mesi. sono 4 mesi, Tu mi fai in vedere 4 questa roba mesi qui? quello che annunci è questa roba qua, cioè dei giochini. Dopo che, ricordiamo, Sony non è stata alle 3. Neanche Sony non è dire stata hanno alle 3. sprecato tutti gli annunci per le 3 non è vero, non sono stati alle 3. Che cosa cazzo mi fai vedere? Non hanno Dici, idea, e no, allora non è fare niente, reale. aspetta di fare la tua conferenza per bene per la PS5. Che senso ha fammi vedere ste robe? Devono aspettare che hanno più materiale sui grandi giochi con The Last of Us. Poi, boh, ci fai un Ma il fatto è cortocircuito, che cioè, comunque, ci cioè, butti se ci dentro pensate, Humanity. ora come ora, che esclusiva potrebbe avere? Che c'ha? The Ecco, io stavo Last pensando a of Us. questo. Ah, aspetta. Ah, The Last of Us. Ah, Death Stranding. come si chiama? Death Stranding. Potrebbe uscire un Bloodborne 2? Medieval, che è un Medieval, ok, remake alla Medieval. fine. Ok, un Ci puoi remake. spendere più di 3 parole, Dovrebbe. Cosa potrebbe esserci? Magari fanno un altro Titanfall? Che non mi ricordo. no? Ma non è Era. esclusiva No. Titanfall, è No, del. volevo dire Killzone. Killzone è esclusiva, se non mi sbaglio. Ma non l'annuncio. Però quanto tempo fa è uscito un Avrebbe Killzone senso la tra mancanza di l'altro? materiale se fosse stata alle 3? Esatto. Ma soprattutto, io non dico che non ha senso la mancanza di materiale. Ok, volete. State buttando tutto su PS5. Lo capisco. Tutte le esclusive che avete le farete vedere quando farete vedere PS5. Però allora state zitti.
La cosa è che suppongo che la critica, cioè, sia, in realtà non mi sono mai inculato quello che dice la critica, quello che ha detto la critica su State of Ho Play, capito a ma che tema sono mo, tutti indie giochi sinceramente. dimostrati oggi. Ale, non mi puoi giustificare una conferenza con una modalità di un gioco. E dai. Cioè che... Boh. EA Electronic Stai Arts, zitto! credo. Stai zitto! Ma dove vi viene da vomitare spezzo quella cazzo di conferenza? Cioè, noi ci abbiamo pure sprecato un pomeriggio, dormivamo, ma quanto stavamo dormendo? Io Io mi ancora sono con il buttato chat negli l'acqua occhi addosso aperti, io mi sono in live! abbioccato. Io mi sono Io mi buttato sono l'acqua abbioccato. addosso. Io mi Cioè... sono abbioccato. Io mi sono abbioccato. Io mi sono salvato da quella live perché ero in ritardo. No, Ora come Luca, ora, cioè che mi senza sarei essere fanboy, addormentato Nintendo mentre. propone No, l'ho qualcosa di vista utile, poi, ovvero delle ero. novità. Sì, perché Nintendo ha delle first party interessanti e delle second party interessanti. Ma anche Sapete cos'è che potremmo far Microsoft non ha niente vedere? da dire? Sta zitta, va bene. Aspettano di avere Oddio, la no, nuova Microsoft non ha console. niente da dire, parliamone, perché comunque ricordiamoci quello che ha fatto la Microsoft alle 3, ha Intendo a fatto un livello di... bordello. Alle 3 Intendo alle era solo 3, lei, ma io sa intendo a tutto. livello di first party. A livello di esclusive, in questo momento non ha niente. Aspettano di far vedere la nuova console ed è giusto. E stanno zitti, però. Sono anche vista sta roba, ma No. beata temerla. Non Cioè, siete pari delle tre capito, Ale, non mi della puoi dell'Electronic Arts, giustificare Luca. uno state of play che me lo pubblicizzi come è giusto che sia, perché siamo abituati a Nintendo Direct, siamo abituati alle varie conferenze tipo al Tokyo Game Show, anche alla conferenza di Sony stessa annuale, che l'anno scorso non c'è stata, tra l'altro, per mancanza di materiale, strano. Non mi puoi giustificare con la modalità di COD e il trailerino di 2 minuti di The Last of Us, la PS4 esclusiva ti fa vedere la foto. Cioè, lascia con l'amaro in bocca sta cosa. Comunque devo E dire io una cosa. No, non avevo aspettative su questa conferenza per questo motivo qua. in realtà non volevo neanche streamarla, però poi ho pensato, vabbè, dai. E non sapevo neanche ci fosse fino a che non me l'hai detto te, Marco. No, me l'ha detto Tanka. Sapevo che Ma c'era. è uno spreco di tempo, è fine a se stesso, non ha senso streamarla Appunto, assolutamente. vedo questa conferenza come pubblicità. Ho capito, va Sì, è bene. quello, Il cioè fatto è è che pubblicità. secondo E me, perché me la proponi? Fare una conferenza ti mette automaticamente in challenge, in sfida contro quelli che sono il Nintendo Sì, Direct, l'ho detto contro prima, quelli ma è che la sono stessa cosa. Scusa, Marco. tante le altre conferenze Cioè... delle altre varie case. E entrare in conferenza con una cosa come lo State of Play, cioè, ti uccide perché è uno schifo, è palesemente uno schifo perché non hai annunciato nulla. Cioè, allora... Mentre guarda semplicemente un Nintendo Direct che cosa ti ha annunciato? Altre cose di Pokémon e ti ha annunciato Luigi's Mansion e ti ha annunciato il remake di Xenoblade Chronicles Cioè, allora... 6 e ragazzi. Quando tu guardi un Nintendo Direct, cos'è che vedi? Vedi gli aggiornamenti sullo sviluppo di giochi di cui magari non sentivi da tanti mesi, tipo quando fecero un Esatto. aggiornamentone su Metroid, quando hanno fatto vedere, non lo so, Luigi's Mansion 3 che l'hanno annunciato e poi dimenticato, ti fanno vedere degli in-depth sui giochi in uscita. Per esempio, appunto, lo stesso Luigi's Mansion 3 mi ha fatto vedere le modalità, mi ha fatto vedere i minigiochi, mi ha fatto vedere i vari cambiamenti dal 2 e dall'1. Oppure... Non lo so, mi presenti qualche progetto secondario free to play per sopperire alla non uscita di qualche gioco in sviluppo? Vedi Kirby che è uscito un giochino free to play in cui batti i Ho boss scoperto una cosa perché bella. la HAL sta sviluppando un gioco principale di Kirby, quindi per non lasciare la gente senza Kirby ha fatto uscire il giochino Anche free to play. Downward. Oppure non lo so, butti la bomba finale, ma la bomba finale non deve essere c'è il The Last of Us, ti faccio vedere il trailer, ok. Quella ci può stare, va bene, quella te la giustifico, scusami. Io Ho vi dico sbagliato una io. cosa interessante ora. A mezzanotte c'è l'Inside Xbox. Lo stesso giorno. Non farò commenti. Allora, Fai vedere Town Count Ale. Second Party, che è un'esclusiva bella di cui non sapeva niente dalle 3 dello scorso anno. Fai vedere Town. Sì, Marco, ma le cose più grosse sono state effettivamente 2 settimane fa che Game Show hanno mostrato... No... Allora non dovevi Allora, farlo, prima di non tutto non dovevi devi farlo. farlo perché nessuno ti ha obbligato a farlo. Secondo, una Non cosa hai grossa non nessuno. può essere un gameplay di 40 minuti su un gioco singolo. Quello me lo puoi fare. Cioè, appunto, quella è una cosa a parte. Come un Nintendo Treehouse, come un post E3 di qualsiasi altra casa produttrice. Quella è una cosa a parte, non è una conferenza. Quello è un in-depth, proprio pesante.
capito? Quello, se ti interessa il gioco te lo guardi, se non ti interessa il gioco non te lo guardi. Una conferenza del genere, come uno State of Play, come un Nintendo Direct, dovrebbe essere: ok, mi interessa, ho la console, vediamo cosa mi propone la console. Questo deve essere. Nintendo fa anche Direct di 40 minuti dove spiega ogni singola cosa possibile, immaginate di Smash. Quello è stato un E3 di merda. Quello è stato un E3. Quello è stato un E3 del cazzo, lo dico apertamente, quello è stato una merda. Cioè, che era l'E3 dell'anno scorso, no? Quella è stata una cosa terribile. Sì, 2018. Non questo qui l'anno prima. È stata una cosa terribile. Quello è stato terribile, ma lo dico che è stato terribile, non aveva senso di esistere quella cosa. Io non so Nintendo Fag tanto quanto Leonardo, però comunque anche a me piace un casino la Nintendo. Ragazzi, è stato davvero pesante. È stato terribile, ma lo dico io che ce l'ho nel cuore. Quello è stato... cosa? Ora non mi viene anche il nome. Dove hanno presentato tutto Ultimate, vero? Che hanno fatto tutto... Hanno fatto vedere tutti quanti i personaggi, tutti. E sono 72, quindi comunque... Ecco, quello è stato Sakurai che ha detto: volete Smash? Bene, tenetevelo, pezzi di merda, ma ve lo tenete tutto. Ma quello è stato una merda. Che hanno fatto vedere quello, poi mi fanno vedere 30 secondi di Deus Ex Machina, che sembrava figo. Mi fa vedere 30 secondi. E basta. Anche quella cosa lì non era giustificabile. Non ho mai detto che lo fosse. Mai. Non... Sta fa la panna, apro un attimo la finestra. Boh, non vedo il senso di questa cosa. Ah, la mia schiena. Cioè, semplicemente, se non hai cose da far vedere, non fai vedere niente. Non è che vendi meno PlayStation. Niente. Anzi, è sempre in crescita. Sono sempre in crescita le vendite di PlayStation. Non hai bisogno di chiamare l'attenzione. Fai una figuraccia terribile. Anche perché, cioè, boh, non lo so. Sono davvero... Il fatto di farlo poi di 20 minuti, cioè, cosa fai vedere? Fai vedere niente, perché fai vedere vari giochi di cui fai vedere due secondi, che non sono nulla. Ok, si mi è messo un po' la curiosità di Arise, questo è vero, ma oltre a quello... a questo punto, volevi farmi vedere... Volevi... come si dice in italiano? Volevi... montare l'hype per il trailer finale di The Last of Us? Ok, mi facevi un post criptico su Twitter, mi mostravi una data e basta, mi dicevi che in questa data c'era un trailer. Fine. Allora, io vorrei ricordarvi una cosa, ragazzi. La Rockstar, per pubblicizzare Red Dead, RDR2, non è che ha fatto, l'ha messo in uno State of Play. Non ha fatto niente di tutto questo, non ha fatto trailer, non ha fatto niente. Ha preso la cazzo di immagine di copertina e l'ha fatta rossa, e c'è stato un putiferio dietro. Cioè, basta poco per montare hype. Ma basta poco. Ma basta vedere Kojima che faceva vedere le immagini del gioco prima ancora di far vedere il gioco. Sì, faceva vedere le impronte delle mani. Cioè, lì in quel modo, Ragazzi, c'è stata una cazzo di live di non mi ricordo quanto è durata, con solamente mani sullo schermo. Oppure... di Kojima. Sì. Esatto, oppure fai, non lo so, come Fallout 76, per quanto possa essere stata una merda posteriore, aveva creato un hype allucinante, perché hanno fatto qualcosa tipo 24 ore di live con tutto il background di Fallout, con un orologio, una TV, e basta. E uno dello staff di Bethesda che metteva pupazzetti, e basta, la gente faceva, ma che cazzo deve uscire, in quel modo crei hype. Oppure vai su classico, ok, fai come Nintendo, tanto ormai lo sapete, sono malato, fate come Nintendo, dal nulla fate vedere che esce il sequel di Breath of the Wild. E lì scoppia il macello. Ed è bastato qualcosa come tipo 30 secondi di cutscene in cui fai vedere che c'è... Che c'è il cadavere di Ganon, fai vedere che c'è Zelda, fai vedere che si alza il castello. Boom! Esatto, boom, è esploso internet. Basta veramente poco a mettere hype. Soprattutto, se non hai niente da far vedere, non fai vedere niente, ma io non ci credo non abbiano un teaser o di una nuova IP o di un sequel atteso. La cosa qual è? Che teaser. L'hype la puoi mettere su giochi per i quali l'hype è... Ovviamente ci può stare, non è che puoi farmi vedere tipo ehi, ti faccio vedere un cadavere che brucia, Arise. Non è che hype per... No, devono essere IP riconosciute. No, sì, ovviamente non puoi farla venire per o Death Stranding, o case produttrici riconosciute, perché se tu mi fai vedere un'impronta sotto Kojima Production, c'è gente che sborra. Sì, o puoi farmi vedere From Software. Puoi vedere per The Last of Us 2. La From Software, cioè ragazzi, basta far vedere una cazzo
Fai vedere Yharnam e ti viene in mente, porca puttana, Bloodborne 2. O adesso non so cosa, cioè, deve essere a mente da Bloodborne. Io non ci credo che anche per PS5 non abbiano delle IP da far vedere. Ma non c'è bisogno di far vedere il gioco, visto che giustamente tu te lo vuoi tenere per quando presenterai la console. Basta un teaser, basta qualcosa di criptico, qualcosa che monti l'hype, che faccia fare teoria alla gente. Non serve tanto, cazzo. Non serve tanto. E la Sony che... non è capace. Non è capace. Se devono uscire IP, se non usciranno IP a breve, e ci sta come cosa che deve uscire la PS5. Ale, io parlo di first party in questo caso. Fammi finire. Perché deve uscire la PS5, ci sa che non ci sei IP. Non lo fai semplicemente perché... Oppure fai vedere un teaser. Senza dire per cosa uscirà, cosa è e quando uscirà. Ci fai un video su YouTube con un breve annuncio di guarda, esce questo, non sa cos'è, 2 secondi di video, non ci fai la live. Che sta facendo Luca? Non lo so. Ma comunque io stavo parlando di first party in particolare. Non ha annunciato un caso. Quali first party ci sono? Non intendo second party, ovvero esclusive. Intendo proprio sviluppate da Sony in casa. Cosa hanno? Last of Us 2 e Naughty Dog. E second party. Giochi che non siano. Sony cosa? Nulla. Non ho la minima idea. Non lo so. Sarò troppo duro ogni volta. Ma ogni volta che perdo sti 20 minuti mi fanno incazzare. Anche perché comunque noi adesso non sappiamo davvero cosa fare. Io ranto ancora contro Sony, non mi interessa. Che poi non fraintendetemi, non ce l'ho con Sony. Io ho la Play da quando sono nato. Io ho PS1, PS2, PS3, PS Vita e PS4. PSP, ce l'ho tutte le console Sony. Non è quello il problema. Tranne PSP e PS Vita me le sono passate tutte pure io. Non è quello il problema. Ma non capisco come non sappiano interagire con il pubblico, un minimo capire il pubblico, capire la mentalità di internet. Infatti ormai anche... ho capito ma fammi vedere qualcosa, appunto, un teaser, un'immagine, un qualcosa, ma qualcosa, qualsiasi cosa. Il discorso di prima che dico che se vuoi far vedere le cose per la 5 e non vuoi in realtà farle vedere adesso, ma vuoi aspettare il prossimo E3 o vuoi aspettare qualsiasi cosa, non fare questo. Aspetti, esatto. Se proprio perché non sono proprio delle paraculate, sì. Cioè mi stai prendendo per il culo noi. Stai prendendo per il culo noi utenti. Cioè mi fai vedere 2 minuti e mezzo di trailer di un gioco di baseball. È un contentino di con giochini del cazzo. Perché sono alla fine giochini del cazzo che potrebbe sviluppare anche il tipo sotto casa mia tra poco. Cioè, non lo so. Secondo me non è casuale la scelta del giorno. Cioè, lo hanno fatto perché appunto ci deve essere l'inside dopo. E quindi hanno provato a fare concorrenza. Days Gone è uscito da un bel po', che cosa... Sì, ma... E poi era una merda, tra le altre cose, però. No, ma poi non era first party Days Gone. Tipo di aprile, quando è uscito? Aspetta, ci guardo. Però va bellissimo Days Gone dai trailer, poi è uscito. No, poi è uscito, quello il problema. Poi non mi sembra forse first party. Mi sa che Mase neanche l'ha finito. Non è first party. E non è neanche esclusiva, credo. Ma la Sony è second party perché è stata acquisita da Sony, è second party. Ed è esclusiva, sì, però è second party comunque sia. Non so cosa abbia la Sony di first party. Perché fregarsi sono ancora privi di esperienza. Più esperienza, ma stai scherzando, Artyom? Privi di esperienza no. La Sony. Però non crei per nulla. Sony prima di esperienza, questa mia nuova. Ma no, perché in realtà ce l'aspettavamo, in realtà è solamente... Te l'ho detto io anche, dato non sapevo che ci stava lo State of Play, io sì perché mi ha risultato anche ieri o l'altro ieri e non volevo streamarlo, alla fine ho detto vabbè ci sta, streamiamolo, però nessuno di noi si aspettava chissà che cosa e le nostre aspettative infatti sono state rispettate. Sta sfuriata, si è detta da Fred ha ragione, avrei avuto un pacco regalo, no, la mia sfuriata è che prendono per il culo ogni volta, privi di esperienza in questo genere di director. L'ultimo tre... Quale tre ti ricordi, Achetti? Perché l'ultimo tre mi ricordo quello per chi ha partecipato alla conferenza fisicamente, perché per chi l'ha guardata in casa è stato un parto. Io mi ricordo 20 minuti per cambiare location. Alla conferenza iniziata 20 minuti di gente che parla del trailer appena visto, perché dobbiamo cambiare location. E quelle tre? Non mi ricordo, poi sarà quello prima ancora.
Quello di Non The Last of Us 2 giocherò più ancora. con la chiesa. C'è stato un E3 che la Sony ha Era vinto quello? tanto. Era quello con la location in chiesa che poi l'hanno cambiata, giusto? Io non mi ricordo, cioè se tu mi dici Perché quello se del dici 2018 non quello. ricordo minimamente. Se dici quello l'hanno stravinto Io sto perché era scorreggendo lì a Los malissimo. Angeles, forse. No, c'è stato un E3 che mi ricordo la Sony vinse a mani basse, fece un po' come la Microsoft oggi, si beccò tutti i titoli e quindi... Ah no, alla fine TES 6 era sulla conferenza Bethesda, non PS4. Senza creare hype. Non è vero. No, sì, la sa creare l'hype la Sony. No, creare Sony hype la sa creare l'hype. Solamente che la sa creare con i giochi che meritano di avere hype. Quindi la sa creare, come dicevo prima, con vuoi che sia... Death Stranding, anche se... Guarda, facciamo una cosa, con The Last of Us. Ok? Con The Last of Us te l'ha saputa creare Con The Last l'hype. of Us te l'hanno saputa creare alle 3 scorse, ok, quello te lo All'E3 concedo. scorso, Quello te lo non concedo. adesso. Perché adesso è un gioco che, ok, sì, abbiamo avuto l'hype, sì, sappiamo che è uscito, cioè sappiamo che ci stiamo lavorando, sappiamo che uscirà adesso il 21 febbraio. Ok, sì, mi inserite l'hype, che bello, esce il 21 febbraio, probabilmente sono la data, punto. Potevi tranquillamente non fare uno state of play di 20 minuti, perché l'unica cosa che uno vuole sapere da questo state of play è o qualcosa di Death Stranding o qualcosa di Last of Us 2, perché per il resto sappiamo benissimo che non c'è nient'altro, perché per quanto io possa vedere un Bloodborne 2 non ce l'avrò nelle mani adesso e non saprò nemmeno se lo stanno sviluppando. Quindi sicuramente sarebbero state queste due le cose che mi sarebbero interessate. Non ci fai 20 minuti, 20 minuti con delle cacatine dietro per Cioè, poi alla fine darmi ehi ci sarà guarda, un avrai una cazzo riassunto. di... Avrai un cazzo di controller, una cazzo di PlayStation dedicata a Death Stranding, ma vaffanculo, ma Allora, scusami, faccio 20 minuti per questo. è stato. Allora, gli annunci dello State of Play. Humanity. Sì, grazie. Indie. Ma indie o non indie, comunque. Wattam. Grazie. Qual è? Ah, quello dei pupazzetti. Rise, indie. Grazie. Che tra After l'altro fu di Party. te. Grazie. Che è After Party? Qual è? Appunto. Capito. Quello che Luca diceva che era già uscito. Poi questa cosa After Party incompleta, è ne trovo una esatto. completa magari. Quello di Satana? Quello del demonio, sì. Non sto controllando se l'ho visto effettivamente. Ma non c'è un qualcosa Scorreggendo malissimo. che ti Sì, c'è sul riassuma? PlayStation. Qualcosa che No, riassuma. però è continua a scorreggere malissimo. Prima di uscire questa live vado, corro al bagno Visto fortissimo. che voi dicevate prima che basta un trailer per creare hype, oggi sulla pagina della Warner Bros., che non veniva aggiornata dal 2015 di Twitter, è appunto uscito un trailer, un teaser, cioè solo un logo che cambia, di un ipotetico nuovo Batman. E quello Questo! già Basta è hype. questo! Basta questo! Quello che dicevo prima della Basta Rockstar. questo! Quello che dicevo prima della Cioè, Rockstar, allora, che su Facebook ha cambiato foto profilo. Ma... basta, guarda, per vedere cosa hanno annunciato, basta andare indietro nella conferenza, tanto ce l'ho ancora qui. Hanno annunciato Allora, Humanity, aspetta, quel aspetta, Humanity, cosa, che è qui. quello che piace a te. Aspetta, 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 aspetta. Con ordine. L'ordine erano questi tre, se non sbaglio. Humanity, poi. La modalità di COD. Ah, Sì. cazzo, manco me la ricordavo Cioè, quella. sì, scusa, la storia e la modalità di COD. Va bene. Ok. Poi, hanno fatto vedere sempre No, ma COD, fine durato non una passa vita. Microsoft Arkham, no. Quello si dovrà aspettare ancora un po', secondo Modern Warfare. Poi, hanno mostrato me. Quello tutto colorato, secondo Wattam. me. Ok, e già si sapeva, non è un annuncio, capito? E già ce l'avevamo i wishlist da mesi. Poi hanno fatto vedere Piccolo, no, quello Arise, Il fatto, Mel, è chiaro come che è un ora, indie. come dicevano giustamente da Tanka e Achetti, le cose da annunciare che hanno, le hanno per PlayStation 5, ok? E quindi non vogliono annunciarle già adesso, ma aspettano un evento più grande. Quindi non fate questi state of play con queste cose, perché è davvero una perdita di tempo per chiunque. A questo punto conviene, dato che sono delle live, conviene davvero che facciate solamente un video, lo mettete su YouTube. E basta, è che sono un Cioè, video e quando uno ha tempo se lo guarda, perché sono 20 minuti che prendi e butti. ragazzi, vogliamo parlare della carrellata di giochi VR già usciti?
Bello, guarda, io speravo in qualcosa di nuovo Cioè, ma ci tantissimo. stiamo prendendo per il culo? Tra l'altro, considerando che la Sony è una delle poche case che sta effettivamente dando soldi al VR, sta sviluppando in VR e non hanno annunciato nulla di loro. Hanno preso La tutti i giochi. demo di Medieval, che potevi annunciarmela in altra sede, ma va bene. No, tutti i giochi VR erano o comunque già stati annunciati. Hanno semplicemente detto ok, escono anche sulla Play. Ok, Ale, era comunque 2 su 4, quel cazzo. Civilization, vabbè. Civilization, stendo un velo pietoso perché devo stare zitto. Ma anche quando presentarono Age of Empires su Switch ero perplesso, non, cioè non è Vabbè, che so. l'ho perso io. Death Stranding, che hanno fatto vedere la console. Il controller è figo, però. Sì. Ho capito, ma per piacere, su. Quello lì del demonio, che va bene, che come dice Luca, era già almeno stato presentato, non so se era già uscito. È preacquisto sull'Epic Games Era Store. comunque già stato annunciato, quindi grazie mille, ma no. Sono contento perché gli autori di Oxenfree è un giocone, però. Ragazzi, 2 minuti almeno di trailer su gioco di baseball già uscito. Cioè. In questo video l'hanno fatto per quale motivo? Tu sapevi esistesse una linea E di poi The giochi Last of dedicata al Us. baseball? È dato? Tu sapevi esistesse una linea di giochi dedicata al baseball? Sì. Ah, ok, io no. E quindi probabilmente l'hanno fatto perché sapevano che io non lo conoscevo, quindi volevano farmi vedere. Sony infanga su. Ma no, ma non infanga niente perché vende comunque. Perché la gente giustamente compra comunque i suoi prodotti. Perché comunque roba di qualità. Comunque roba di qualità, perché comunque le due console o è l'Xbox o è la Play, quindi più o meno non E è col comunque le esclusive che 50% hanno sono massimo. signore esclusive, te lo concedo. Quindi Quello non è che ci prima. vada tanto a perdere Sony. Comunque è quello che dicevo Ma. io prima con il discorso di Mel, quando ti hai detto che devono ascoltare il pubblico. Con questi Direct se ne frega la Sony, tanto il pubblico ce l'hanno uguale. Esatto. Devono fare il baseball di George. Oh, that's a That's baseball! a baseball! Comunque donazione era 4 euro. Sì. Dove 4 euro, sì. Boh, non lo so, non lo so. Perché mi si è accesa la torcia del telefono, ragazzi? Ora vi acceco. Farlo. Non A me una lo cosa che so. mette un botto paura è quando mi si mette in pausa la musica da sola. Boh, quindi a voi, chat, vi è piaciuto? A Ketty mi sembra di sì. Non capisco perché, ma a Ketty mi sembra di sì. Voi? Vabbè, ah Cioè, ci secondo me sta, l'ha esposto, stesso ragione. sì. Io non ci vedo senso, però i giochi che hanno annunciato mi interessano, però potevo benissimo andarmi a vedere dei trailer. Mi è interessato di più il Twitter di Arkham, il tweet di Arkham. Faccio presente che il minigioco del baseball ci sarà in Dragon Ball Kakarot, dove Gon ci gioca davvero le superiori, soprattutto il minigioco della guida per prendere la patente. Quello non è confermato della No, patente. ma ti Quello della prego, ma patente non lo è vero. voglio. Se hai visto il trailer di quello Grazie. del baseball, però. Che ora ve lo faccio vedere se riesco, Grazie, aspettate. bello. Quello Non non lo so. Io mi ha Dragon Ball dato nulla, Kakarot sono l'avrei apatico. tantissimo, ragazzi. Non so. Non ho visto nulla di Dragon Ball Kakarot. Aspettate, vi faccio vedere. Winter's gone. The Madonna, mi sa che quindi Northerlands. non so. Faccio vedere Ragazzi, ci se trovo mancano qualche tre trailer. giorni all'album dei Dragon Force che non ho assolutamente già Marco, ascoltato. smettila. Non ho ascoltato. Non so neanche come faccio. Stavo guardando in una delle immagini su Steam è un box di testo dove letteralmente un vecchietto dice: Bene, iniziamo la lezione di guida. No, comunque. Ci sono solo Warriors. immagini per il minigioco del baseball. Allora, ve Steam ci sono quelle di guida. la metto. Ah, Ce c'è ne anche sono la tante. guida, allora, confermata davvero, scusa. Vedere Kakarot Super Saiyan anche guida e appunto un tizio che gli chiede se vuole iniziare le lezioni. Ma Vedo non è questo questione di mi è bellissimo, piaciuto, ma ragazzi. perché mi aspettavo questo genere di notizie, sapendo quando se ne sono in attesa per streaming, almeno sono deluso. Ma anch'io sono. Cioè, anche prima della live ve l'ho detto. Cioè, prima della diretta. Io non avevo aspettative per questa conferenza. Però. Quando è che l'ho detto, Artyom? Non mi ricordo.
Non lo so. Scusa, ma io l'avevo visto il video del baseball, non solo le immagini. Aspetta, cerco anch'io. Io vorrei farvi sapere che ho il ginocchio ancora maciullato dopo una ferita che mi sono fatta più di un mese fa. Su Facebook forse l'avevo visto. Non mi si sta cicatrizzando. Ah, per l'album dei Dragon. Ah, forse. No, no, mai sentito quell'album. Lo sentirò. Però ci danno una canzone così. Piripipipiriri. Sai che non mi ricorda unicamente il testo di Fury of the Storm? Into the fire so no, era solo immagine, anche qui niente. We will fly ma non lo trovo. Comunque, questo qui è il gioco del baseball con Gohan. Stand strong together. Ragazzi, io chiuderei la live perché non ho più niente di cui parlare. Chissà che dovrebbe coprire Dragon Ball Kakarot. Amici, facciamo un raidino? Facciamo un raidino. Che c'è da ridare? Andiamo da crosta. Andiamo da crosta. Andiamo da crosta. Ragazzi, purtroppo quando c'è State of Play è così. 20 minuti poi non sappiamo di cosa parlare perché non c'è niente di cui parlare se non rantare contro Sony. Quindi io farei un Andiamo raid. Andiamo da crosta. Aspetta, prima diciamo... di tutto... Raid crostantine. Aspetta, diciamo, prima di tutto intanto... dobbiamo ringraziare è vero Luca, Simone sì. E Artyom. Ok, andiamo da cross e diciamo State of Palle. State of Palle, mi piace State of Palle. Amici, ci vediamo domani dalle 22 alle 23. No, Muffin, no. Ciao. No.